sposa di Cristo, ricevi la corona che il Signore ti ha preparato per la vita eterna. Secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece con le loro lampade presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevele. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Per ognuno di noi il momento in cui chiudiamo gli occhi alle scene del mondo per aprirli alla vita eterna, c'è questo passaggio della mezzanotte. È vero, non si può fare un discorso universale, perché ognuno di noi cammina in un modo personale nella luce della fede e nella bontà di vita. Quindi è anche il momento del passaggio da questa vita presente all'eternità, è da definire proprio e solo così, personale. Tuttavia la natura è comune per tutti, quindi si fa esperienza di questo distacco dell'anima dal corpo che divide la nostra persona. E allora noi dobbiamo invocare il Signore perché la nostra lampada sia accesa. Gesù porta questa parabola: il regno dei cieli è simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Ognuno di noi va incontro a Dio e con una lampada in mano e la risposta alla sua chiamata, che è prima una chiamata ad esistere, poi una chiamata a conoscere, poi una chiamata ad amare e poi una chiamata, dice il Catechismo, a servire, cioè a operare il bene. Ecco, Santa Teresa Benedetta della Croce, di cui oggi noi celebriamo la festa, è una di queste vergini che è andata incontro a Cristo con la lampada accesa, con la lampada piena di olio.
lei è nata da una famiglia ebrea, quindi la mamma e il papà erano ebrei. Ha studiato e si è laureata e ha insegnato nelle maggiori università tedesche. E quando scoppia la guerra, lei è già entrata nella Chiesa Cattolica. Da ebrea si è convertita perché, girando, rovistando tra le biblioteche, trovò la storia di Santa Teresa d'Avila, la mistica, la grande, la dottoressa della Chiesa. Lesse e rilesse quell'opera, se ne rimase incantata e si innamorò di Gesù. Chiese di essere battezzata e si consacrò al Signore nella clausura. Ma i tedeschi, che ormai cercavano, proprio si dice col lanternino, ogni ebreo in giro per l'Europa, riuscirono a trovarla. Pensate che la madre generale l'aveva trasferita dalla Germania all'Olanda, cercava in ogni modo di salvare la vita di questa consacrata, di questa sorella, ma i tedeschi sono arrivati ugualmente a prenderla, l'hanno messa nel lager e lì in pochissimo tempo è morta. E la consolazione di questa creatura qual è stata? Lei in monastero pregava tanto, amava andare in chiesa, nella chiesetta del monastero, inginocchiarsi davanti al tabernacolo e lì era felice di parlare con Gesù. E tra le tante preghiere che aveva fatto a Gesù, una in particolare: Gesù, ti prego che la mamma mia si converta, muoia nella vera fede, nella fede in te. Questa preghiera la ripeteva tante volte. A un certo punto arriva la notizia che la mamma è morta, ma non ha chiesto il battesimo, così le fanno sapere, è morta da ebrea. Lei piangeva davanti a Gesù: non mi hai dato questa consolazione. Allora Gesù l'ha consolata e ha detto: no, figlia mia, tua mamma, illuminata dallo Spirito Santo, prima di morire mi ha fatto questa preghiera: Signore, io voglio morire nella fede di mia figlia, perché insieme a lei voglio vivere nella tua luce per tutta l'eternità. Allora, ecco, la grazia che aveva chiesto l'ha ottenuta. La conversione della mamma, e quindi ha ricevuto questa mamma di Santa Teresa Benedetta della Croce il battesimo di desiderio. Voi sapete che c'è il battesimo di desiderio. Una persona vuole morire nella fede di Cristo e magari non è possibile, o perché si trova nella condizione di moribonda, o perché viene uccisa. Quindi allora sono vari modi di arrivare a Cristo: il battesimo di desiderio, il battesimo dell'acqua battesimale, il desiderio nel martirio, quindi battesimo di sangue chiamato. La via che porta a Cristo è una via piena di luce, perché c'è la sua parola, però la lampada dobbiamo aver cura noi di tenerla accesa, perché non è difficile che accada. Distratti, presi da mille motivi, mille problemi, mille faccende, mille pene e angustie, noi spegniamo la lampada, rimaniamo al buio, si fa mezzanotte, e quando Gesù viene ci trova al buio. Questo dobbiamo chiedere al Signore che non avvenga mai. San Pietro pregava a Gesù: Signore, accresci la mia fede, perché si rese conto, di fronte ai miracoli di Gesù, all'amore di Gesù, alla parola
del regno che Gesù annunziava con tanta forza che la sua fede era scarsa, insufficiente. Allora anche noi dobbiamo affidarci a Dio con una fede piena, piena. Santa Elisabetta dice alla Madonna: beata te perché hai creduto alla parola dell'angelo. Abbiamo creduto alla parola del Vangelo. Adesso rivestiamoci di questa luce e camminiamo nella gioia. Peccato che il tempo non basta. Noi troviamo spesso questa espressione, che la Chiesa deve camminare in novità di vita. Che significa novità di vita? Che ogni giorno noi, meditando la verità che conosciamo, rinnoviamo questa verità incarnandola in noi, facendola diventare parte di noi, in modo che la fede non si possa mai staccare dalla nostra intelligenza, il desiderio di Dio mai spezzare dalla nostra volontà. E anche la pratica della fede sia sempre uguale, non che cambiamo come cambia il cielo con le nuvole. Signore, io credo, io spero, io ti amo, io ti adoro. Deve essere una preghiera costante, io lo dico sempre, anche quando alzo l'ostia, perché ci dobbiamo ritrovare con quel Cristo che per noi è rimasto qua, si fa pane. Allora, la novità di vita è anche in questo, perché ad ogni sacramento che riceviamo si rinnova, si accresce, e la fede, la speranza e la santità. In novità di vita, insieme alla Chiesa di Cristo, insieme a questi santi come Teresa Benedetta della Croce, che ha detto: Signore Gesù, io ti ho trovato, ora ti ho abbracciato e non ti voglio lasciare più. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo